Qual è la barca migliore per trascorrere le vacanze di Pasqua 2022? Nautica in pillole, eccoci. Bella domanda e tosta la risposta. Tosta la risposta perché ci sono tante argomentazioni da dover affrontare, ma cerchiamo di fare un po' di chiarezza soprattutto sull'argomento in generale, sulla barca e su come passare le vacanze in barca. La premessa veloce è che questo video è più indicato a chi si vuole fare un'idea rispetto a chi ce l'ha già, magari ha già la barca o già un'esatta idea di quello che vuol fare in vacanza con la barca. Quindi ipotizziamo che ci siano persone che vorrebbero passare l'estate, passare la Pasqua, passare le vacanze in barca, ma non hanno idea di che cosa voglia dire. Ci sono diverse soluzioni per fare dei test, delle prove. Potrebbe essere, ad esempio, primo step, una barca a vela, un charter a vela con o senza skipper in base a quanto siete capaci di utilizzare la barca. Potrebbe essere un'esperienza di qualche giorno per stare in barca e viversi una navigazione, magari la prima, e fare le prime esperienze, i primi approcci per poi decidere se è il mondo che fa per voi oppure no. Un'altra soluzione è la locazione in giornata, cioè quindi prendere a noleggio una barca, anche lì con o senza skipper, magari di medie o piccole dimensioni, e provare a navigare un'intera giornata nel lago, nel mare, a seconda dove vi trovate, per godervi la terraferma da un altro punto di vista. Sicuramente apprezzerete molto, me lo auguro. Se non lo apprezzerete, non si farà altro che cambiare strada e cambiare tipo di divertimento di vacanza. Barca a vela deriva piccola, quindi una barca molto contenuta nelle dimensioni, magari anche un catamarano, una cosa molto sportiva e divertente, potrebbe essere un altro modo di potersi godere una vacanza anche in primavera piuttosto che in estate, per godersi il mare e facendo tantissimo sport. Altra bella soluzione, una barca, un bello yacht dai 13 ai 20 metri a seconda delle disponibilità che hai e che vuoi mettere per questo tipo di vacanza, magari a motore, magari a vela, magari un catamarano a vela, e cercare di vivere a bordo per tutti questi giorni a seconda di quelli che avrai, per goderti il mare e vedere la terra da un altro punto di vista. Secondo a quanto si vuole investire nella felicità, nella gioia di godersi questa vacanza, deciderai quanto spendere e che tipo di vacanza è nelle tue corde, perché se non lo è, sicuramente non sarà per te magari quel tipo, ma magari un altro tipo di vacanza, perché no? Non per forza devono andarti bene tutte le barche, come non per forza non ti possono andare bene tutte. Dipende proprio da te e da come vuoi vivere il mare. Per tutte queste soluzioni, dalle più piccole alle più grandi, il vantaggio è che oggi, non oggi, ma comunque in questo periodo, negli ultimi anni, le locazioni, i noleggi, le flotte che ci sono in charter sono talmente ampie e grandi che uno può decidere di fare qualsiasi tipo di test senza per forza dover comprare come primo step, quindi come primo passo comprare la barca, ma potresti fare delle prove per vedere se la cosa ti piace veramente tanto. In conclusione, la barca migliore per trascorrere le vacanze è quella che ti piace. Fai le prove e deciderai. Se non vuoi perderti neanche una delle nostre pillole e delle nostre prove in mare, dei test delle barche, non devi far altro che iscriverti sul nostro canale. Da una bella primavera qua sul Lago di Garda non mi resta altro che dirti buon vento e occhio sempre al meteo.